Oh cavolazzo, l'onda di Huggy Wuggy! Kendall, dobbiamo muoverci! Corri, 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 forza, corri! Oh mio Dio, siamo spazzati, lo sapevo, corri! Porca miseria, oh mio Dio! Corri, 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 corri! Per fortuna siamo arrivati! Siamo arrivati! Oh mio Dio, ci è mancato veramente poco, eh! Ok, dobbiamo costruire assolutamente una base. Una base di cosa? Comunque sia, ciao a tutti ragazzi e bentornati! Sono Bella Faccia e oggi non c'è tempo di ballare, non c'è tempo di piangere, non c'è tempo di ridere, perché sta arrivando l'onda anomala gigante di Huggy Wuggy. E io e Kendall oggi... Oh, sto parlando con te, oh! E io e Kendall oggi dobbiamo costruire assolutamente una base, una base per sopravvivere a quest'onda anomala di Huggy Wuggy. Allora, secondo me dobbiamo costruire una casa di giocattoli, perché ovviamente Huggy Wuggy è un giocattolo e non distruggerà i suoi stessi giocattoli, non è vero Kendall? Fantastico, era quello che pensavo io. Quindi voi ragazzi lasciate un super mi piace e mi raccomando, non andate oltre questo posto, perché sta arrivando l'onda anomala. Dobbiamo muoverci, dobbiamo costruire tutti i giocattoli. Ma questi non sono blocchi, mi servono blocchi. Ecco qua, fantastico. Ok, vediamo. Allora Kendall, sono le 10:10, ok? Tieni l'orologio, arriverà da un momento all'altro quell'onda. Dobbiamo muoverci. Allora, inizio a piazzare tutti i blocchi, tu fai qualcosa. Devi muoverti a costruire, forza, perché quest'onda anomala arriverà da un momento all'altro, forza. Allora, facciamo il primo strato di magenta, ok? E sta, mi sta finendo, te l'ho dato tutto a te Kendall, eh? Poi io direi che ci mettiamo il blocco verde qua sopra, perché deve sembrare una casa di giocattoli, forza. Ok, fantastico, tutti i muri della casa sono pronti, mancano solo le porte. Mancano... Oh cavolaccio, è veramente resistente questo muro, eh? Kendall, come sta andando là fuori? Stai facendo qualcosa? Allora... Ma che cavolo stai facendo? Stai giocando? Cioè, scusa, io sto lavorando e tu stai giocando? Bella Faccia, rilassati, quell'onda non arriverà mai qui. Ma che cavolo stai dicendo? Basta giocare con questi stramaledetti giocattoli, forza! Dobbiamo muoverci, perché l'onda di Huggy Wuggy starà arrivando da un momento all'altro. Va bene, mi rimetto al lavoro. Ok, tieni, allora prendi questi... Perché sono tipo dei carrelli, ok? Li metti tutti qua intorno alla base, perché sicuramente... No, no, non seguirmi. Prendi sti cosi, porca miseria. Prendi questi e li metti attorno alla base e sicuramente l'acqua non ci raggiungerà. Fa vedere? Bravo, così, ok. Fantastico. Così l'acqua arriva qua, ma viene teletrasportata indietro, perché i carrelli dei giocattoli sono molto potenti. Perfetto. Allora, qua ci mettiamo le porte... Anche se sono orribili, che cavolaccio, potevi portare qualcosa di migliore, eh? Allora, vediamo. Bravissimo, intanto che tu finisci di mettere questi cosi, io metto delle tramogge qua, ok? Ma che cavolo è sta cosa qua sotto? Io metto delle tramogge, perché sanno tutti che le tramogge, non so, tramozzano l'acqua, l'hai capita? Vabbè, se non ti faceva ridere potevi dirmelo, eh. Ok, metto delle tramozze perché magari assorbono l'acqua, che ne so, sono disperato. Ho veramente paura di quest'onda anomala, che è dal cavolo. Ok, mettiamo tutte le nostre tramozze qua. Fantastico, tu hai un'idea migliore, continua a mettere questi cosi, va, che è meglio. Allora, vediamo. E poi, potremmo mettere dei muri? Potremmo mettere dei muri, vediamo. Un muro qua. Ecco, muri verdi, poi qua ci mettiamo questi, sicuramente l'acqua non passerà, e poi ci mettiamo queste che sono delle colonne protettive. Tu cosa ne pensi? Non lo so, ti possono piacere? Ma non mi stai neanche ascoltando, dai, continuo io che è meglio. Ok, fantastico, sto facendo il soffitto della nostra incredibile casa giocattolo. Abbiamo messo le finestre. Oh mamma mia, che rumori inquietanti, cattivo presagio. Kendall, hai sistemato i palloncini? Fantastico, fantastico. Che cavolo stai facendo? Sto guardando le margherite. Oh cavolaccio, muoviti. Devi mettere questi. Devi mettere sti cosi, muoviti. Devi mettere questi, ok, le eliche. Perché magari l'acqua, non so, con l'aria la spostiamo un pochettino, non lo so, sto diventando pazzo. Continuo a piazzare dei blocchi perché arriverà presto. Oh no, ho sbagliato colore, Huggy Wuggy non me lo perdonerà mai. Ok, sto per finire qua dentro, sto mettendo dei giochi in caso dovessimo sopravvivere per un po' di mesi. Allora, vediamo, mettiamo anche questo qua,
Questo qua, perfetto, sembra un'incredibile sala giochi. I succhi di frutta li mettiamo qua. Ok, lime, amarena e limone, che piace a te, che schifo, a me non piace per niente. Non so perché l'abbiamo voluto prendere. Sta zitto, bella faccia. Bella faccia, aprimi. Ehi, sto arrivando, cos'è? Ho fatto delle migliorie alla base, vieni a vedere. Wow, hai messo tutti questi cosi che ti avevo detto di mettere. Poi che altro hai fatto? Oh mio Dio, spiegami un po'. Allora, ho messo tutti questi cosi che sparano l'aria, così spingeranno via l'acqua. Ok, ma non è acqua normale, è un'onda di aghiwaghi. Le spugne, dove le hai trovate? Un vero mago non rivela mai i suoi trucchi. Ma tu non sei un mago, che cavolo stai dicendo? Ok, hai messo delle catene, ma che cavolo servono le catene contro dell'acqua? Hai messo dell'acqua colorata, le telecamere, ok, fantastico, i palloncini. Poi hai messo quelli. Ok, siamo spazzati. Non dire così, bella faccia. L'onda sta già arrivando. Che cavolo stai dicendo? È proprio dietro di te. Ma che cavolo stai dicendo? Wow! Kendall veloce, dobbiamo andarcene! Dobbiamo andarcene! Oh cavolaccio, muoviti! Dobbiamo andarci dentro casa! Dobbiamo andarcene! Muoviti, entra! No! Kendall! La faccia! No! Dove cavolo sei finito? Oh mio Dio, non abbiamo fatto in tempo! Non abbiamo fatto in tempo! Kendall, mi senti? Oh mio Dio! Kendall! Sei qui da qualche parte? Oh cavolaccio, ragazzi! Oh cavolaccio! Prova a rompere una finestra! Oh cavolaccio, sei qui? Oh mio Dio! No, mi dispiace! Magari un'altra volta, amico! Oh mio Dio! Kendall, ma che cavolo hai combinato? Che cavolaccio hai combinato? Hai rotto un pezzo di casa! Oh mio Dio, ma che cavolo hai combinato? Sei pazzo! Adesso affogheremo qua dentro! Oh mio Dio, bisogna trovare un modo per sopravvivere! Oh cavolaccio, siamo spazzati! È tutto bagnato! Oh, non va nemmeno l'acqua! Non va nemmeno il go-kart qua! Che cavolo hai combinato? Sei condannato, sai! Ma porca miseria, Kendall! Oh mio Dio! Oh no, e adesso? Muoviti, vieni qua, dobbiamo fare qualcosa per sopravvivere. Sbrigati, fai qualcosa. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, ma vai un po' più là. Questo è il mio, hai capito? È il mio panino. Guardate, se non era per me, ho salvato la vita a tutte e due. Guarda che roba, mi devi ringraziare, capito? Oh, fammi andare di sopra, non tenerti tutta l'aria! No, fammi andare di sopra, porca miseria. Hai capito? Mi devi far andare di sopra, Kendall. Mi devi... Aiuto! Qualcuno mi... Oh! L'acqua! L'acqua sta andando via! Ce l'abbiamo fatta! Ma quanto è duro sto coso! Forza, via! Ce l'abbiamo fatta, Kendall! Vieni fuori, bella faccia! Non ci posso credere, siamo riusciti a sopravvivere, Kendall! E guarda questi blocchi di aghiwaghi! Non ci credo, ha funzionato! Siamo riusciti a sopravvivere, le tramonze sono piene! Addirittura anche le spugne, guarda, sono piene di acqua, di aghiwaghi! Sei contento? Siamo stati fortunati questa volta! Ma che fortunati, sono stato intelligentissimo a mettere le spugne, a mettere l'acqua, a mettere le catene! Ma che cavolo stai dicendo? Sono stato io a mettere tutte queste cose! Sì, magari un'altra volta, Ragazzi, siamo riusciti a sopravvivere, Non vuoi ballare, Kendall? Vabbè, lui è triste, lasciate perdere! Siamo riusciti a sopravvivere, ragazzi, a quest'incredibile onda anomala di aghiwaghi che ci ha lasciato questi bellissimi blocchi! Da noi è tutto, speriamo che il video vi sia piaciuto e ciao, mi raccomando, state attenti alle onde anomale. Ciao, salute Kendall. Ciao.